Ciao banda, ciao Ilaria da Varese. Sì, ciao. Io sono tanto triste perché ho perso l'Inter. Ma che viene a farmi ridere un po' la Peppa Pig. Ah, ciao, Peppa buona Pig. Giornata. E allora che Peppa Pig sì. sia, eccola qua, la banda di Peppa no. Pig. Eccomi. Ciao, sono Peppa Pig. Ciao. E l'altro cognome è Suino. E questo è mio fratello Lester Pig. Ciao ragazzi. Eccolo. E questa è la Leppe Braccina, Cristiano Militello. Amici. E questi sono i miei cuginetti Paolo Pig, la zebra Riccardo, la tortola Tortorella, poi c'è Susi Pecora, la capra Bengaci. Ieri per l'occasione abbiamo deciso di riunirci tutti insieme e fare una cosa super bella. Cosa? Giocare a tappini. Sì, è sempre stato il sogno della mia vita, sai? Sì. È fantastico. Purtroppo poi il sogno si è infranto perché è arrivato lepre Militello e ha cambiato tutto. No. Ragazzi, ho 7 biglietti per andare al cinema, venite? Ma è che bello, perché non andiamo? Naturalmente voi dovreste pagare. Perché io ho un omaggio, ma era fastidioso andare da solo. Vabbè, Tortora Tortorella e Zebra Riccardo hanno avuto un'idea geniale. Quale? Brava Chiara, brava. Giusto, potremmo pagare con i soldi che ci hanno regalato per Pasqua i parenti. Beh, scusate, se permettete offro io. Ma non dovevi, Lester Pig, grazie. Di niente, ho appena rotto il saladaraio con tutti i risparmi di Paolo Pig. Ah. Sì, un amico rotto si vede Paolo Pig. Sì, un amico si vede nel momento del riposo, vero Paolo? Grazie Lester Pig, sei sempre così gentile. Paolo Pig è felicissimo. Quando lo hai rotto sembrava il giorno più bello della sua vita. È stato un bel gesto da maialino generoso quello di Lester. Zebra Riccardo e Tortora Tortorella, piace il film Le avventure di Peppino Pig e i pranzi pugliesi. Bello. Sasha, volete ancora scegliere il film? Oltretutto va invitato. Tirchiacci maledetti. Fate schifo. Il film fa schifo. Praticamente è un topo che dice a tutte le persone a pranzo: sono brava persona, sei brava persona. Io voglio vedere la storia dell'Atletico Porco. Un film che parla della squadra del calciatore pallone d'oro Mark Govone. Il porco più forte di tutti i tempi. Beh, è giusto, almeno accontentiamo tutti. Salite sulla mia moto, andiamo. Come dice il proverbio, le cose improvvisate sono meglio della birra calda. Ma non è così. Mai sentito. Una volta al cinema la maschera avrebbe dovuto accompagnarci in sala, ma ci abbiamo bloccati così. Salve, lavoro qua, sono il tasso Bastianelli. No. Beh, avete scelto un film dove il protagonista rimane sulla A1 per 10 minuti causa incidente stradale. Per fortuna nessun ferito. All'interno del film le previsioni del tempo variano da parzialmente nuvoloso nel primo tempo e qualche rovescio quando il protagonista torna in Brasile. Di fronte a noi Tapa Federica e Robertino Pig. Raga, il film non merita. No raga, il protagonista alla fine vende la macchina e torna in Brasile. Ma scaricatelo, sono 6 giga. Militello se ne sta andando, ragazzi. Cristiano, dove vai? Oh, Massebatto! La Beluga Regina e la Bambi mi hanno regalato il biglietto per eccole. Eccole. Mi hanno regalato il biglietto per andare per andare a vedere il concerto dei Pantera allo zoo. Dei no, andateci voi al cinema, vai. Ottima idea. Solo che Paolo Pig è già entrato. Ma non lo so. Si hanno regolarizzato il film. Non lo so ancora. Che facciamo? Io ho un'idea. Lasciamolo lì. Così poi dopo ci racconta com'è andata. Andiamo tutti al concerto dei Pantera. Chi non canta in compagnia non ama sua zia. E ma non era tutti maiali e contenti. Grazie Peppa. Ciao Peppa.